Begolino, 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 dove sei? Begolino, Begolino. Il grande e il piccolino. Sono un DJ. Tutti e due i begolini. Che bella questa canzone! Bella, bella, mi sembra di averla già sentita però, credo sì. Che sia... Ah, ma è la nostra canzone di Natale! Ah, è Natale insieme! Scusa, tiriamo via un po' di macerie qua! No, ma certo, ragazzi, ci sono delle ceste pazzesche che ci hanno portato stamattina, si vede che è proprio Natale, gli ascoltatori ci amano! Qua. Siamo qua, siamo qua, siamo qua! Gli scherzoni! Posso dire qua adesso di me cosa? Ma come sei messo con la sedia? Come sei bene, messo? Sei messo a posto così? Ok, perfetto, che meraviglia! Dietro la cesta, sì, dietro la cesta. Ecco, la sposti così, così si vede meglio. Ecco, amici, mettiamo. Di Begolino TV, eccoci sì. Qua pronti ancora una volta a raccontarvi un paio di cose che riguardano il programma di oggi. Natale con i tuoi ha visto il protagonista Christian Senese, in arte Iaro è il nome che ha praticamente su YouTube, dove ha postato una canzone molto carina che ci ha raccontato. È una dichiarazione d'amore verso la sua compagna, ma soprattutto la richiesta della mano, e lei gliel'ha data la mano, nel senso di, la mano. Che gli dice ti sposerò, e adesso non sappiamo quando, poi sì, magari sì, un sì. Giorno ha avuto molto successo Christian, soprattutto sul pubblico femminile, perché ha riconosciuto quest'atto come un atto romantico e galante, molto bello. Ecco, come potete vedere qua c'è la zoomata su tutti i prodotti che ci ha portato Christian, è per quello che noi lo amiamo tantissimo. Sì, sì, no? Qui abbiamo la cesta, eccetera, eccetera. Poi ricordate l'operazione con la canzone del Radio Bruno Team, sì. Digitate sui vari digital store Radio Bruno Team, oppure nel sito di Radio Bruno c'è la possibilità di accedere direttamente all'acquisto della canzone. Perché? Non per fare ricchi noi, ma per donare tutto ad Agiop. È vero. È spiegato benissimo nel sito. Natale insieme, che sentite in sottofondo, è questa operazione che noi abbiamo fatto ancora insieme a Max Binario. Allora, stamattina abbiamo avuto la presenza nel programma, purtroppo nefanda, dei cantanti da parcheggio, che potete risentire nei vari Facebook, soprattutto quella della radio e non solo, se avete stomaco e se, insomma, dire, ce la fate a resistere. Sì. Poi abbiamo fatto anche la challenge, molto importante, no? Qual è stata quella di stamattina? Era quella stamattina, che riguarda... regalo alla maestra o cena di classe? Quale dei due preferite oppure non sopportate? Beh, pare che abbia vinto il regalo alla maestra. Certo. Io invece ho fatto la proposta, se la maestra merita, invitatela fuori a cena, ecco. Voi che siete papà. Alla cena di classe. Ecco, e poi salutiamo, no, salutiamo anche Gigino, che ci ha portato i numeri che ovviamente non usciranno dell'otto, che non ricordiamo, quindi no, cosa. Ma c'era il 53 di sicuro. Ma il 53 di sicuro, ragazzi, sono due, almeno 6 anni che non esce. Cioè, esatto, che non esce. Il 90. Senti, allora io chiuderei il contatto questa mattina, poi in realtà abbiamo altre cose importanti da fare con Begolino TV. Ricordiamo, per quelli che si vogliono fare del male, che noi ci troveremo domani sera alla vecchia cantina e lì ci scambieremo gli auguri. Ignorant Party! Ecco, sì. Ciao Begolini! Sì, aspetta che saluto Begolino. Ciao, 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 ciao! A lunedì, a lunedì!